artista, aspetta, l'eco di tutto, Ardero Tanza, aspetta, Ruggero, Farizza, Tribuzio, Tritase, Tanzi, Siciliano, Liberna, Colonna, Liuzzi, Incesilao, Brunetti, Del Re, assente. Allora, 13 presenti, 4 assenti, la sedia parla. Una struttura ospedaliera, ha proprio un punto di
out of the closet, I have to be empty, one of the seats. E anche come veniva un capo, poi quello che è mandato il Consiglio Comunale, e quello che abbiamo anche rappresentato al direttore generale, cioè quella delegazione quel giorno, era tutto della decisione dell'intero Consiglio Comunale. Sì, rappresentando quelle che erano le nostre esigenze, abbiamo anche presentato delle ipotesi, insomma, di lavoro, attorno al quale il nostro paese può vedersi soddisfatto. Abbiamo messo in evidenza anche come la chiusura delle scuole di Cugiano e di Spignano per Mola potessero che rappresentano un vulnus ai cittadini molesi, perché questi strutture sono anche un punto di riferimento per lo stesso cittadini. Detto tutto questo, noi abbiamo chiesto che ci fosse maggiore attenzione verso la popolazione molese, laddove l'emergenza e l'urgenza non sempre viene garantita. E abbiamo avanzato alcune ipotesi, ci siamo confrontati, ognuno dei presenti ha motivato la necessità, ecco, di attenzionare il nostro paese. Tutti presenti, coloro che ho detto che erano presenti nella delegazione. È chiaro, come ha presentato il direttore generale, ha evidenziato come di fatto per Mola i punti di riferimento sono sicuramente il politico, come l'ospedale Carbonara, l'ospedale di Carbonara, e che Mola rientra in quello che è il riordino, ma nel riordino potevamo trovare soddisfazione, quella medicina che poteva fare ampiamente, poteva fare attenzione, quella che era la medicina di base, la medicina territoriale. E soprattutto, se parliamo di emergenza e urgenza, ecco, la presenza di un'autocomunanza medicata con tutte le quelle che possono essere strutture proprio dedicate all'emergenza urgenza, di nuova concezione e di nuovo, come dire, anche collegamento tra la stessa struttura mobile e quella delle strutture conventi, che possono essere clinico, vede la direzione generale in questo orientamento. Tenendo presente che siamo anche da parte loro a livello di ipotesi e di idee progettuali, perché infatti il piano di riordino, come qualcuno di voi sa, è stato, ha subito delle eccezioni a livello nazionale, ha subito delle osservazioni ed sarà sottoposto all'attenzione anche del Consiglio regionale nei prossimi giorni. L'idea e l'impegno del direttore generale è quello di attenzionare Mola, puntando molto sull'emergenza urgenza, con potenziamento della presenza solo per il territorio molese di una comunanza dedicata, in grado di garantire appunto l'emergenza, di potenziare quella che è la medicina di base, provando e puntando anche alla luce di quella che è la nuova normativa che prevede coinvolgimento dei medici di famiglia in una cosiddetta struttura a casa della salute che possa trovare l'ospitalità presso una struttura pubblica e soprattutto che possa utilizzare quegli stessi strumenti, quelle stesse apparecchiature che vengono messe a disposizione per la specialistica pure ambulatoria. Tutto questo anche alla luce della nuova normativa che prevede per la medicina di famiglia, i medici di base, la creazione innanzitutto, ma anche l'apertura dalle 8 alle 24 sul territorio. Quindi si punterebbe sulla casa della salute, un punto di primo intervento per le piccole operazioni, non operazioni, parliamo di operazioni, ma sicuramente le prime necessità. Con un'autocuranza medicata, così col medico a bordo, si sorgerebbero sicuramente le emergenze e l'urgenza.
questo impegno, questa volontà di inserire Mura e l'espressione di Mura in questo riordino che verrà fatto. La delegazione per questa prima fase, ci saranno altri incontri che avremo con il direttore generale, perché dicevo che la fase iniziale c'è cioè un incontro con il consiglio regionale, da parte del piano che verrà proposto. Comunque da questo primo incontro la delegazione tutta si è detta in qualche modo soddisfatta, soprattutto per l'attenzione e per l'impegno di quello che verrà eventualmente realizzato sul nostro territorio. Ovviamente non dobbiamo mai abbassare la guardia, ma sì che quello che ci viene promesso venga di fatto realizzato, e il nostro impegno tutto sia la delegazione che tutto il consiglio comunale è appunto quello di vigilare a che il matrimonio possa avere un'attenzione particolare su questa tematica e che si possa realizzare soprattutto per la sede emergenza, urgenza, perché infatti i casi gravi che poi vengono a volte anche in lupo, insomma, anche in alcuni casi, sono dovuti proprio a evitarli nell'emergenza. Grazie. Grazie, Sindaco. L'ordine del giorno di oggi sono interrogazioni di interpellanze. Chiedo una cortesia ai consiglieri di attenersi al comma 3 dell'articolo 52 del nostro regolamento e principi di intervento. Prego, consigliere. Grazie Presidente, mi accadrà sicuramente ai tempi di intervento. Io intervengo in merito alla comunicazione del Sindaco, prendo atto di quanto dichiarato poc'anzi dallo stesso Sindaco. Molti degli argomenti diciamo, richiamati dallo stesso Sindaco c'erano già stati rappresentati dal collega Di Uzzi, che ha partecipato appunto, come detto giustamente lì, all'incontro con il direttore generale dell'ANSUL. Quello che mi sento di dire, in virtù anche di quella che è stata la discussione in Consiglio Comunale e quindi la conseguente approvazione del punto all'ordine del giorno proposto dai gruppi consigliari di minoranza, è che questo deve rappresentare per tutto il Consiglio Comunale, non solo per l'amministrazione, un primo passo, perché è ovvio che siamo andati ad ascoltare l'altro giorno il punto di vista dell'ASL, però così come richiamato nella stessa delibera di consiglio, ritengo e riteniamo indispensabile proseguire con incisivo intervento nei confronti della parte green, e cioè della commissione regionale sulla sanità e sull'assessore alla sanità e in particolar modo sul presidente regionale della regione Puglia Michele Emiliano, perché sì, è ovvio che il direttore dell'ASL fa delle osservazioni dal suo punto di vista. Io ritengo che nonostante appunto questi impegni che riguardano l'ambulanza medicalizzata, l'istituzione di una casa della salute che può rappresentare senz'altro un discorso in prospettiva, senz'altro non immediato, accanto a questo ritengo ci debbano essere degli interventi che in un certo senso vadano a compensare nel minor tempo possibile quello che è stato il percorso e diciamo il debito in un certo senso che la nostra cittadina ha pagato in questi anni. Ecco perché, al di là di quelli che possono essere, ripeto, i progetti dell'ASL, ritengo indispensabile partire da un presupposto che la riattivazione di un punto di primo intervento, porta 24, in una zona che in particolar modo nel periodo estivo, non solo Mura, quindi anche nei paesi e nei comuni limitrofi, hanno un sviluppo particolare di presenza dovute diciamo, al turismo e quindi alla presenza di visitatori, credo meglio. Rimaniamo in attesa insomma, di conoscere quelli che possono essere e saranno sicuramente i prossimi appuntamenti istituzionali per discutere di questo delicato e importante tema, e naturalmente l'invito che rivolgo
rivolgiamo alle amministrazioni in virtù proprio di quel punto dell'ordine del giorno votato all'unanimità del Consiglio, è quello di non abbassare la guardia, chiedere subito un appuntamento con gli organi competenti regionali al fine di trovarci in prima fila nel momento in cui si andrà, credo sia ormai certo, a ridiscutere quel piano di riordino ospedaliero regionale approvato qualche settimana fa dalla Giunta regionale in virtù di quelle che potranno essere le, i rilievi del governo nazionale che ad oggi sono ancora ufficiosi, non hanno ancora il clima dell'ufficialità. In questo percorso, in questo cammino ci dobbiamo inserire noi come, come ente comunale rispettando la volontà del Consiglio affinché quelle che sono le esigenze del, della nostra comunità e del nostro territorio, alla luce anche di quello che sono i rilievi del governo nazionale che ufficiosamente ha posto l'attenzione proprio sulla carenza di un piano emergenziale che manca nella, all'interno diciamo, del piano di riordino ospedaliero debba assolutamente esserci. Grazie consigliere per gli interventi. Prego consigliere Vincesiva. Grazie presidente. Io partito presidente vorrei rivolgere qualche delucidazione. In primis le chiedo ancora una volta, le riformulo la domanda di la mancata affissione dei manifesti di convocazione del Consiglio Comunale. L'avevo chiesto non nell'ultimo, nel penultimo Consiglio Comunale, lei mi aveva rassicurato che questo a breve, però siccome siamo al secondo, vorrei capire se effettivamente questo avverrà in breve. Poi lei, sin dal suo insediamento e anche nell'insediamento della conferenza dei capigruppo, ha sempre sostenuto la mia particolare richiesta, che era quella di poter ricevere noi tutti una copia del TUEL aggiornato, perché spesso, come lei vede, ci confrontiamo sugli articoli del TUEL del 267-2000 e magari avendo delle copie non aggiornate, perché insomma è sempre in fase di evoluzione, questo può indurre in errore sia noi che voi. Avevo anche richiesto, se era possibile, questo l'avevo chiesto al sindaco, premesso assumo, se era possibile, sindaco, ripristinare i bagni, perché è proprio in prossimità dei consigli comunali, sono tre mesi, insomma, qualche tubicino si potrebbe, non è che non stanno crollando, basta qualche tubo da ripristinare. Presidente, mi rivolgo ancora a lei, in quanto credo che oggi un po' tutti quanti noi, se non tutti, abbiamo ricevuto un ordine del giorno da tutti. Come giustamente da lei richiamato l'articolo 38,5 del regolamento del Consiglio Comunale, il quale dice che in pratica si è avvalso di questo articolo perché ci sono state delle situazioni, degli argomenti urgenti o sopravvenuti. Leggendo la sua convocazione, in pratica è pari a quella ricevuta qualche giorno fa, poi da lei rettificata con un solo punto all'ordine del giorno, e ad oggi mi ritrovo i restanti quattro punti uguali. A nostro avviso non notiamo niente di strano, niente di modificato, quindi se lei per cortesia ci può dare delle spiegazioni, perché se non ci sono delle motivazioni, così come lei giustamente ha inteso comunicarci, 38,5, non mi vedo la necessità di questo ordine del giorno di ultimo. Per ora questo. Grazie. Grazie, consigliere Vincesiano. Partiamo dall'inizio, la questione dei manifesti. Il giorno successivo al Consiglio Comunale, come richiesto dai consiglieri di minoranza, ma penso condiviso da tutti, mi sono portato dal capo settore affari generali, il dottor Russo. Penso che oggi
sì, anche il servizio, questa persona che il martedì non si può anche chiamare. E ho rappresentato, ho dato un altro indirizzo, quello di Poleria alla piscina di Milano. Il dottor Russo mi ha detto che avrebbe provveduto a ripornirsi perché siamo vivi, quindi una procedura di rifornimento che provvederà alla piscina. Quindi l'ho fatto nell'immediatezza, il mattino dopo. Potete avere conferma del dottor Russo spostandolo al terzo piano, non sono problemi. Ne ho parlato sia con lo Russo sia con la segretaria sociale, ma questo non il consiglio dopo, ma il giorno dopo. Ritengo che ogni amministratore debba avere degli atti di indirizzo, poi come tutti sappiamo spetta al funzionario l'atto di gestione. L'atto di indirizzo è stato dato, è stato anche rappresentato e condiviso da tutto il consiglio comunale, dal presidente, a livello a disposizione. Sto aspettando che si provveda al rifornimento alla fissione. È stato fatto nell'immediatezza. Per quanto riguarda la coppia elettorale, anche di questo ne abbiamo parlato, ne ho parlato personalmente con gli affari generali, i quali, oltre al fatto che mi evidenziavano il continuo aggiornamento che avviene sullo strutturale, mi rappresentavano anche un problema di rifornimento della quantità di fotocopie che dovevano essere fatte. Voi me lo state richiedendo, io farò questa richiesta, però penso che la richiesta della documentazione della propria lettura non sia di competenza del Presidente del Consiglio, bensì riveste altre competenze. Però come ho fatto la prima volta lo rifarò, casualmente si trova qui la persona con la quale mi sono confrontato nell'immediatezza della richiesta. Quindi io sì, ho detto l'evoluzione delle normative, però questo è stato chiesto. Per quanto riguarda l'ordine del giorno aggiuntivo, vi devo spiegare, non ho difficoltà a spiegare quali sono i motivi sopravvenuti che mi hanno indotto a sospendere e rifare lo stesso ordine del giorno. Ho chiesto agli uffici se erano un sistema i provvedimenti, e i provvedimenti erano a sistema, però ci voleva il parere del capo settore della giornalia a corredo di questi documenti. Quindi il mattino dopo io sono venuto il primo mattino e ho firmato la convocazione. Nella stessa giornata il responsabile del settore della giornalia si è ammalato, non è potuto venire al lavoro perché aveva febbre alta, e quindi sono stato costretto a revocare quei punti perché non erano completi. Serviva il parere della ragioneria. Questo è avvenuto in mattinata, perché la dottoressa era entrata in servizio e ha posto il parere, e quindi ho ritenuto per un motivo di economicità di ripristinare lo stesso ordine del giorno. Qual è il motivo sopravvenuto? Il parere che mancava. Questa è la motivazione tecnica del perché mi sono preoccupato di nominare dei punti dell'ordine del giorno che non avevano accolto tutti gli atti previsti per l'ordine. Il sopravvenuto è il parere che è arrivato stamattina. Siamo 3 giorni dal Consiglio, sono stati rispettati 5 giorni del consultivo previsto, e quindi ho ritenuto riformulare l'ordine del giorno aggiungendo quegli argomenti che erano stati non ben attivi sospesi. Queste sono le risposte. Prego, consigliere Vincesimo. Grazie Presidente. In primis la ringrazio per tutte quelle cose che ho appena citato, sulle quali lei mi dice di essersi adoperato. Io volevo soltanto ricordare a tutto questo consiglio che questa nostra richiesta del tunnel non è frutto della mia, come dire, che ho voluto necessariamente chiedere questa documentazione, siccome le